Buonasera, web spettatori. Come forse già sapete, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, dopo la massiccia mobilitazione del mondo della scuola, compresi studenti e genitori, si è speso personalmente per difendere la riforma della scuola. Ieri a Repubblica TV, oggi con un video pubblicato su governo.it e con una lettera inviata via email a tutti i docenti. Questo è uno stralcio del video di Renzi che affronta il tema dell'autonomia. Guardiamoli insieme. Autonomia. È una parola che risale ai tempi della riforma Berlinguer. È una parola un po' abusata. Che vuol dire autonomia? Vuol dire che la scuola di Milano Centro avrà caratteristiche diverse da quella di Mazara del Vallo e che la scuola di Scampia avrà probabilmente bisogno di cose diverse di quelle di cui ha bisogno la scuola del centro abitato di Trieste. L'autonomia significa levare, togliere, eliminare il potere alle circolari ministeriali che in uno stretto burocratese decidono il futuro dei ragazzi e chiedere alle scuole di aprirsi al territorio, di aprirsi alle realtà culturali. Ah, ma questo è svendere ai privati. Ma che privati? Ma che privati? Non cambia niente per il consiglio d'istituto. Il consiglio d'istituto è il soggetto che decide il progetto dell'offerta formativa, il consiglio d'istituto discute dalla linea di come si deve comportare la scuola. Ah, ma questo trasforma i presidi in degli sceriffi. Chiaro che il preside ha delle responsabilità in più, ma non può, non farà mai lo sceriffo. Sarà il responsabile di una comunità, insieme al consiglio d'istituto, al collegio dei docenti, alle famiglie. La scuola non è mia, la scuola non è del governo, la scuola non è dei sindacati, la scuola non è degli addetti ai lavori. La scuola è il luogo nel quale riparte la crescita di un paese. Ecco perché ci vuole l'autonomia. La risposta della Gida non si è fatta attendere. Dopo il flop degli incontri con sindacati, studenti e famiglie, ai quali non ha partecipato, delegando esponenti del suo governo, adesso Renzi si spende personalmente, con un video, e inviando ai docenti la famosa lettera. Usa toni di televendita. È chiaro che il governo si trova in evidente difficoltà se lo stesso Presidente del Consiglio deve difendere il DDL, tra l'altro con argomenti che volutamente tacciono i nodi che il sindacato contesta. E quanto dichiara Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. Non parla, difatti, né nel video né nella lettera, della chiamata diretta dei docenti da parte dei presidi, in calza Di Meglio, e neppure degli ambiti che vedono la perdita della titolarità dei docenti. Sulla questione dei soldi, poi, abbiamo ampiamente dimostrato che 500 euro per la formazione e 200 milioni per il merito sarebbero stati meglio impiegati per un contratto nazionale che da 7 anni i docenti attendono, per non parlare delle previsioni del DEF, aggiunge Di Meglio, che indicano un calo delle risorse destinate alla scuola nei prossimi 15 anni. Rispediamo quindi al mittente lettera e video, conclude Di Meglio. Il movimento dei docenti continua la sua battaglia per una scuola pubblica statale di tutti e non del preside sceriffo. Questo è tutto. Arrivederci da Gilda TV.